Now 2022 VoIP Voice ha portato un'offerta incentrata principalmente sulla sicurezza. Proprio per questa ragione abbiamo con noi Gabriele Nannotti, che è amministratore delegato dell'azienda, e con lui vogliamo capire perché parlare ancora di sicurezza nell'ambito delle telecomunicazioni. Nell'ultimo periodo sono incrementati gli attacchi informatici di quasi il 400%. Purtroppo questa guerra ha minare un po' nel mondo delle comunicazioni. Voice diciamo, è presente da tanti anni su questo mercato, cerca di occupare, diciamo, e salvare, diciamo, quelle che sono le telecomunicazioni dei propri clienti. Fondamentalmente, diciamo, stiamo occupando, diciamo, dei salvataggi relativi alle nostre centrali, stiamo costantemente monitorando la situazione. E quindi cosa avete implementato sulle vostre reti proprio per proteggere le telecomunicazioni da questa tipologia di attacchi? Allora, innanzitutto abbiamo potenziato tutta quanta l'infrastruttura relativa ai firewall, nonché, diciamo, tutte quante riguardo i controlli informatici di sicurezza per evitare le frodi, nonché le comunicazioni non volute verso, diciamo, tratte estere e nazionali. Chiaramente, diciamo, noi non ci occupiamo soltanto di sicurezza da un punto di vista di strumenti, quindi di firewall, di router e di altri strumenti di questo genere, ma, diciamo, abbiamo cercato di declinare l'argomento sicurezza in un discorso più ampio, cioè che va, diciamo, alla realizzazione di un comportamento etico all'interno della nostra realtà aziendale, ma non soltanto della nostra realtà aziendale, anche nella rete dei nostri partner, andandoli a istruire, diciamo, secondo quello che è un vero e proprio codice etico di comportamento nei confronti della propria clientela. Quindi una protezione che va anche a servizio dei clienti. Cosa fornite per la sicurezza dei vostri clienti? Allora, va principalmente, diciamo, per i nostri clienti. Ai nostri clienti diamo tutta quella serie di servizi che fondamentalmente li devono mettere al sicuro, diciamo, da un punto di vista di attacchi informatici sbagliati. Non soltanto, diciamo, anche la parte di backup e cloud, diciamo, è un altro prodotto su cui noi puntiamo molto. Queste soluzioni però devono essere anche implementate presso i clienti, e per questo vi affidate ad una rete di partner. Chi sono i vostri partner e come li formate? Sì, allora VoIP Voice è nata 17 anni fa, però negli ultimi 5 anni, diciamo, si è notevolmente implementata, diciamo, avvalendosi di una rete di partner specializzati. Ad oggi abbiamo circa 100 partner specializzati in tutta Italia, quindi quasi uno per provincia. Non solo, anche una rete, diciamo, di circa 400 partner che aiutano, diciamo, questi partner più specializzati. Per diventare un partner specializzato VoIP Voice devono essere fatti ben 5 corsi di formazione interna all'interno della nostra Academy e all'interno dei nostri VoIP Lab. Quindi, diciamo, fondamentalmente non soltanto imparare ad utilizzare gli strumenti, ma anche, diciamo, poi configurarli in un determinato modo. Una sicurezza che quindi va al di là degli aspetti tecnici, ma coinvolge anche gli aspetti etici. Cosa vuol dire per voi l'etica della sicurezza? L'etica della sicurezza per noi significa stringere un patto con i clienti, e questo patto con i clienti non è fatto soltanto da noi, ma anche dai nostri partner. Fondamentalmente vuol dire per i nostri clienti prezzi fissi, concordati, che non cambiano nel tempo, vuol dire fondamentalmente regole e clausole contrattuali che non cambiano, significa anche, diciamo, servizi che sono quelli che il cliente ha necessità. Quindi i nostri partner vengono istruiti, diciamo, e formati proprio per questa etica della correttezza, diciamo, nei confronti dei propri clienti. Anche perché noi vogliamo dare una sicurezza in modo da far sì che i clienti troveranno in VoIP Voice un partner affidabile per i prossimi anni in futuro, perché siamo sempre qua. Una sicurezza che quindi va oltre gli aspetti tecnici, ma coinvolge anche gli aspetti etici, aspetti che VoIP Voice ha messo nero su bianco sul proprio sito.